Salve a tutti amici collezionisti e bentornati sul mio canale, io sono Davide e questo è Friday the 13th Store. Nuova recensione, oggi andremo ad analizzare The Nun della marca Quantum Mechanics in scala 1-6. Questa è la scatola, davanti troviamo il nostro demone Valak in tutta la sua inquietudine. Sulla costina abbiamo il nome del film e sul retro troviamo le informazioni sia del personaggio che della doll e poi alcune immagini. Questa è la nostra scatola, abbiamo un'apertura a scorrimento dove sotto troviamo un'altra immagine sempre inquietante di questo demone e addirittura una finestra con l'anteprima della doll. Sul retro un'altra immagine sempre dell'action figure che ritrae una seconda testa. Bene, questa è la nostra scatola. Prima di cominciare la recensione vi ricordo di lasciarci un like se le recensioni vi piacciono, un commento se volete dire la vostra e ovviamente iscrizione al canale senza dimenticare la campanella. Adesso sigla e poi unboxing. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. Ok, eccoci qua con la nostra action uscita dalla scatola e devo dire che il risultato è davvero spettacolare. Abbiamo uno sculpt davvero notevole, cosa che nelle foto non dava, diciamo, questa sensazione, tant'è che io ho esitato un po' nell'acquisto. Andiamo a dare un'occhiata molto da vicino. Devo dire che è stata davvero fatta bene, molto bella, il viso è davvero somigliante. Ok, abbiamo ovviamente il vestito in tessuto, il copricapo che si può togliere, cioè sollevare o non togliere perché è legato con un punto di cucito, quindi stiamo attenti anche a non romperlo. E questa è la nostra The Nun, il nostro demone Valak, davvero fa la sua figura, ragazzi, per chi piace questo personaggio davvero fa la sua figura. Togliamo le protezioni alle mani, troviamo le mani di una pelle color bianca proprio come nel film. I snodi ovviamente ci sono tutti, quindi braccia, gomiti, spalla. Non male come body, davvero consistente anche in mano, bello solido, quindi nulla da segnalare. Ovviamente abbiamo le gambe, facciamo vedere il sottogonna, no? Sto per farvi vedere, abbiamo una mutandina addirittura bianca. La mutandina non l'ho capita il perché l'abbiano messa, però vabbè, comunque le gambe, i snodi ci sono, molto solido, sì, abbiamo anche nelle gambe l'apertura, molto, vabbè che stiamo parlando di nano, non è che ci servono molto molti snodi, Poi poggiamo un attimo l'action qua, andiamo a dare la metto a terra perché così non c'è rischio che cada, diamo un'occhiata alla basetta. Allora, la basetta è una basetta normalissima, però apprezzo molto il fatto che ci sia, ma poi c'è non buttata lì, che a me è quelle cose che non piacciono. Non buttata lì perché abbiamo innanzitutto la grafica sulla basetta e sotto abbiamo tutto il nome e addirittura la marca e la serie e abbiamo il nome anche del demone, quindi Valak, quindi è davvero davvero bella. Poi andiamo a posizionarla sulla basetta e andiamo a vedere gli accessori. Allora, gli accessori sono, partiamo dalla collana con il crocifisso, eccolo qua, in metallo,
Questo è un oggetto molto importante. Ok, che poi va messo al collo ovviamente. Quindi lo proviamo qua. Poi abbiamo il quadro, bellissimo, su tela. Quadro visto, attenzione perché è tela vera, quindi si muove, vedete? Il quadro che vediamo nel film The Conjuring 2. Poi abbiamo la seconda testa, da non sottovalutare perché è un pezzo davvero importante questo, con un altro sculpt, quindi guardate che bello. Davvero spettacolo, questa seconda testa davvero davvero bella, mi piace tantissimo. Dopo andiamo a vederla anche addosso. E poi per completare l'opera ci sono le varie mani. Ne contiamo 6 di riserva, quindi ci sono queste due che servono per tenere il quadro in mano, quindi lo si mettono poi così. Ok. E poi vabbè, altre mani, giusto da fare qualche posa un po' demoniaca. Ok, questi sono tutti gli accessori che vanta questa action figure. Allora, io proverei a fare un cambio testa e un cambio mani, così giusto per vedere di che pasta è fatta, anche perché non conosco la marca, quindi. Allora, la testa ha un peg dove noi praticamente la poggiamo sopra, così, senza troppi danni. Quindi non abbiamo il peg rotondo, ma abbiamo un peg che va a incastro. E io la trovo una cosa davvero importante questa, perché tipo le Hot Toys ha quel maledetto peg rotondo sia alle mani che alla testa, che potrebbe comunque danneggiarsi o danneggiare la doll quando facciamo troppa pressione per inserire. E praticamente questo è lo stesso sistema che ha anche la Sideshow, con tipo ad esempio con Jason abbiamo la testa così. Quindi andiamo a infilare la nuova. Perfetto, quindi mettiamo dietro così. Ok, proviamo anche a fare il cambio mano. Molto semplice anche col cambio mano. Io vorrei provare quella del quadro, la mano. Ok. Questo cappuccio che ci farà impazzire sicuramente. Ok, eccoci arrivati alla nostra valutazione finale. Allora, l'action figure è davvero figa, calcolando che non ce ne sono tante di questa scala, se non sbaglio 2 forse. Devo dire che comunque ci sta perché è bella, lo sculpt è davvero davvero imponente, cioè fatto davvero bene. Gli accessori direi che ci siamo anche lì, perché comunque abbiamo 2 teste, 6 mani, il quadro e il crocifisso. Di più non saprei neanche cosa si poteva aggiungere, visto che è tratta dal film The Nun nell'universo di The Conjuring, diciamo che hanno aggiunto anche il quadro che richiama un po' l'altro film, quindi ci sta. La basetta molto bella, quindi un altro punto a favore. Unico difetto, se posso, che ho trovato è stato il peg delle mani. Il peg delle mani l'ho trovato molto piccolo e soprattutto non ci sono i ricambi. Quindi se si dovessero rompere o perdere, più la prima, perdere la vedo un po' difficile, però se si dovesse rompere sarebbe un problema. Comunque, tutto sommato, io darei un bel 7,5 a questa action, soddisfatto davvero di averla presa. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, se l'avete, se non l'avete la comprerete o non mi interessa perché non mi piace. Per qualsiasi informazioni troverete in descrizione i miei recapiti.
io vi ricordo come sempre di lasciarmi un like e iscrivervi al canale e attivare la campanella. Vi do l'appuntamento come sempre al prossimo video. Durante la settimana recensirò prodotti in vendita o comunque ultime uscite con unboxing annessi, e nel weekend vi delizierò con i miei pezzi della mia collezione. Ok? Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti, alla prossima!